Ciao amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Quest'oggi vediamo come preparare la nostra versione della torta mimosa. È una torta nata negli anni 50 del Novecento a Rieti, nel Lazio, proprio per festeggiare l'8 marzo, conosciuto da tutti come la festa della donna. È una torta delicata, molto particolare, perché è cosparsa tutto intorno di pezzetti di pan di Spagna, che richiamano proprio il fiore della mimosa. Vediamo insieme come prepararla. Iniziamo! Mettiamo in una bowl capiente 5 uova e 150 g di zucchero semolato aggiunto in 3 fasi. Dopo un quarto d'ora di lavorazione questa dovrà essere la consistenza da ottenere. Aggiungiamo la buccia di 2 arance, i semi di vaniglia, 12 g di lievito per dolci e mescoliamo per bene. Aggiungiamo in 3 fasi 150 g di farina 00, mescolando dolcemente aiutandoci con un frustino. Questa qui dovrà essere la nostra consistenza. Prendiamo una teglia con 22 cm di diametro coperta con la carta da forno, ci trasferiamo tutto il nostro impasto, lo livelliamo per bene, poi prendiamo uno stuzzicadente e facciamo dei cerchi concentrici lungo tutta la superficie della nostra torta. Questo permetterà di avere una cottura uniforme del nostro pan di Spagna. Lo cuociamo a forno statico 180 gradi per 30-35 minuti. Mi raccomando, facciamo la prova a stecchino. Lo lasciamo riposare 5 minuti dentro la teglia, poi lo giriamo e lo lasciamo raffreddare completamente su una griglietta. Tagliamo il pan di Spagna in 3 parti uguali. Quella centrale la prendiamo e la mettiamo da parte coperta con la pellicola alimentare trasparente. Mettiamo la parte superiore sopra quella inferiore, poi andiamo a tagliare esattamente a metà. Con un coltello creiamo le ali, tagliando un triangolo di 5 cm. E voilà, ecco qua le nostre ali. Prendiamo un'ala, la appoggiamo su un foglio di carta da forno e facciamo la sagoma aiutandoci con una matita. Giriamo il foglio di carta con la parte della matita rivolto verso il tavolo e iniziamo ad aggiungere 100 g di cioccolato fuso bianco sulla nostra ala, stendendolo ben bene. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra ala. Adesso li mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Mettiamo 500 g di mascarpone in una bowl e lo lavoriamo per bene con una spatolina. In un'altra ciotola aggiungiamo 250 ml di panna fresca fredda dal frigo e la montiamo per bene. Poi aggiungiamo la scorza di 2 arance e 120 g di zucchero a velo. Continuiamo a mescolare finché gli ingredienti non si saranno ben amalgamati. A questo punto aggiungiamo poco alla volta la panna al nostro composto di mascarpone. Continuiamo così finché non la finiamo tutta. Adesso possiamo occuparci delle antenne. Le abbiamo disegnate, poi giriamo il foglio e con la cioccolata fondente ci passiamo sopra e diamo la forma. Mettiamo nel frigo fino al momento del bisogno. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Mettiamo sul piatto da portata un pochino della nostra crema, poi facciamo aderire i nostri pan di Spagna. Successivamente li andiamo a bagnare con uno sciroppo che abbiamo creato con 180 ml di acqua, la buccia di 2 arance, 30 g di zucchero semolato, li abbiamo mescolati bene e li abbiamo lasciati a cuocere per 5 minuti. E voilà, ecco il nostro sciroppo. Dopo aggiungiamo un bello strato di crema e lo spalmiamo per bene sulle ali. Abbiamo tagliato dei mandarini in pezzetti piccoli e li abbiamo messi su un panno Scottex. Adesso li andiamo ad aggiungere pigiando un pochino sopra la nostra crema. Adesso aggiungiamo ancora un pochino di crema, così quando andiamo ad aggiungere il pan di Spagna aderirà meglio. Prendiamo i nostri pan di Spagna, li giriamo e li facciamo combaciare sulle ali della farfalla, in questo modo. Poi li andiamo a bagnare con la nostra stupenda bagna all'arancia e ricopriamo interamente la nostra torta con la crema, avendo l'accuratezza di lasciare 2-3 cucchiai perché ci serviranno più tardi. Una volta tirata fuori dal frigo, prendiamo il pan di Spagna che avevamo messo da parte, lo sbricioliamo in pezzetti piccoli
e andiamo a ricoprire tutta la nostra torta tranne la parte superiore. Ci sbizzarriamo e cerchiamo di riempire più buchetti possibili. Quando le nostre ali si saranno indurite, nelle punte aggiungiamo un pochino di cioccolato bianco fuso. Poi aggiungiamo delle fantastiche perline di misure differenti. Una volta aggiunte tutte le perline, spalmiamo la crema rimanente lungo tutte le ali. A questo punto le ricopriamo interamente con il pan di Spagna sbriciolato. Eccole qua, guardate che belle ali! Per la decorazione abbiamo deciso di utilizzare questa bellissima frutta fresca. Iniziamo facendo il corpo della nostra farfalla con qualche mirtillo, poi prendiamo le ali e le spingiamo un pochino dentro la nostra torta. Per mantenerla in piedi, subito alla base aggiungiamo delle grosse fragole. Aggiungiamo anche l'altra ala e ripetiamo il procedimento. Poi possiamo aggiungere finalmente le nostre antenne di cioccolato, con molta delicatezza perché sono molto fini. Infine aggiungiamo la frutta come ci pare e piace. Riempiamo per bene la nostra farfalla. E voilà ragazzi, guardate che meraviglia di una torta! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa fantastica torta. Cosa posso dirvi? È una torta speciale. Il pan di Spagna è morbidissimo, umido al punto giusto. Poi c'è la crema. Fantastica! Si sente benissimo il mandarino e questo profumo inebriante di arancia. Tutti i gusti della frutta si sposano alla perfezione, donando un'esplosione di gusto in bocca. È una torta morbida, fresca e ricorda proprio l'estate. Insomma, è una torta favolosa, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata.